la terapia sicuramente deve riuscire a ampliare il numero delle storie permesse, deve rompere i vincoli che rendono proibite troppe storie all'individuo. Un saluto a tutti da Luca Mazzucchelli. Oggi parliamo di psicoterapia sistemico-relazionale e lo facciamo con un ospite che per me è veramente diverso da tutte le altre persone che ho avuto il piacere di intervistare, Valeria Ugazio, che è più di una collega perché è mia mentore. E ascoltando le parole, le metafore e le teorie di Valeria Ugazio che ho deciso che la mia strada nel campo della psicoterapia sarebbe stata quella sistemico-relazionale. Io mi ricordo, Valeria, ho frequentato il corso propedeutico che avevi organizzato presso la tua scuola, la EIST, al quale avevate partecipato come docenti tu e Primo Gelatoi, e è stato questo uno sicuramente de degli eventi che mi ha deciso poi, mi ha convinto a iscrivermi alla tua scuola e a proseguire tutto il percorso insieme a te. Grazie Valeria, quindi, per aver accettato questa modalità, anche atipica, se vogliamo, di chiacchierare insieme a me. Felicissima di questa chiacchierata insieme che faremo. Per me non è un'intervista come tutte le altre, perché sono orgogliosa, sei stato mio allievo, ormai collega, e sono molto orgogliosa di te, del contributo che stai dando, attivo, propositivo, dentro la psicologia. Quindi sono felice di essere qui con te e piena di orgoglio. Quindi. Grazie mille Valeria. Senti, oggi parliamo dell'approccio sistemico-relazionale e in particolare chiaramente ci focalizziamo su quella che è la tua teorizzazione molto originale, cosa tra l'altro poco rara oggigiorno, devo dire, perché fioriscono sempre nuovi approcci, chiamiamoli curiosi. Quindi sono molto contento di questa cosa. Partiamo con la domanda di rito che io faccio, cioè qual è la concezione del disagio e della persona secondo la tua visione? L'idea sostanzialmente che la psicopatologia sia un comportamento comunicativo che si sviluppa nelle relazioni con gli altri. Cioè, in altre parole, l'idea che il soggetto sia un soggetto contestuale. L'individuo senza le relazioni tra cui è inserito è come una medusa se la togli dall'acqua sostanzialmente. Non esiste. L'individuo esiste nelle relazioni. La psicopatologia, quindi, è un comportamento intelligente, ed è un comportamento intelligente che gli produce anche un sacco di svantaggi. Ovviamente non è un comportamento positivo, ma è la strada che l'individuo, in modo inconsapevole o parzialmente o totalmente, ma sicuramente inconsapevole nei motivi, ha prodotto per risolvere un suo modo di comporsi con gli altri. Quindi il problema della persona in realtà è una risoluzione a un problema che è a monte. Questo vuol dire, Valeria, correggimi se sbaglio, che si passa da una dimensione intrapsichica a guardando più all'esterno. Il problema non è più nella persona, ma tra le persone, è corretto? Perfetto. Il problema è veramente tra le persone e l'idea iniziale è l'idea dell'approccio sistemico, cioè l'idea che la mente non sia racchiusa nell'epidermide. I nostri processi mentali, ma anche le emozioni, anche quelli più privati, nascono nell'interazione con le persone. Siamo irrimediabilmente interconnessi gli uni agli altri, che ci piacciono o no. Tu dici dobbiamo trovare la giusta posizione affinché si possa stare a proprio agio in quei panni, in questo senso. Bisogna a volte cambiare profondamente Certo, questo. Il soggetto deve cambiare profondamente la propria posizione per risolvere sostanzialmente, per evitare di usare. Il lavoro che noi facciamo col soggetto è quello di trovare altre vie per risolvere anche lo stesso problema, ma deve trovare altre vie che gli lasciano più possibilità e che soprattutto non siano dannose per lui. E tu dicevi, se cambia lui, devono cambiare anche gli altri. E questo persino nelle terapie individuali, lo vedo benissimo. Una terapia individuale riesce
se anche vedi che gli altri, o ti riferisce il paziente, che gli altri sono cambiati con lui. Ecco, a proposito di cambiamento, Valeria, qual è la chiave che adotti per promuovere il cambiamento all'interno delle persone e quindi di conseguenza anche nel contesto all'interno della quale l'individuo è immerso? Ma prima di tutto dobbiamo raccontare una nuova storia. Questo è quando arriva un individuo, la prima cosa, proprio a partire dai comportamenti disfunzionali, proprio capendo quanto questi comportamenti disfunzionali sono in realtà utili a risolvere una serie di problemi e quanto in realtà questi comportamenti non risolvono a lui dei problemi, perché, o a lei, perché generalmente portano solo danno, ma li risolvono ad altri questi problemi. Quanto comunque può risolvere quegli stessi problemi attraverso strategie diverse. Facendo questo lavoro cambiamo sicuramente la posizione del soggetto, perché il soggetto si è spesso raccontato, ad esempio, una storia di incapacità. È questo il primo passo per cominciare a costruire un'altra storia? Questo è il primo passo. Ovviamente parti e devi partire dalla situazione dall'incongruenza che è la storia della persona, e tu non devi raccontare questo una storia che non sia vera. Cioè, il problema è che tu assieme a lui devi anzi avvicinarti di più alla storia vissuta. Quindi non è che tutte le storie sono uguali, come alcuni sistemi ci dicono, che una vale l'altra. No, è un lavoro complicato, faticoso, che ti crea, che è bellissimo. Ogni volta è una scoperta, è un terzo occhio che tu devi vedere e la scopri la storia insieme al paziente. Ed è una storia che si avvicina di più alle emozioni fondanti. Questa storia gli modifica la percezione di se stesso, acquisti delle capacità, recuperi delle capacità che tu hai, tra l'altro, che tu hai e che hai congelato. Senti Valeria, un'altra delle domande che spesso i colleghi pongono per capire, appunto, per meglio orientarsi tra i vari approcci psicoterapeutici è quale tipo di relazione si instaura tra lo psicologo e il suo cliente? Beh, anche qui dipende dalla semantica, qui mi devo collegare di più alla mia teoria più che all'approccio sistemico, devo dire, perché dipende moltissimo dalla semantica del paziente, dalla semantica della famiglia, del gruppo familiare. Anche qui certe storie permesse, certe storie terapeutiche permesse con una famiglia o con un individuo o con una coppia sono proibite con un altro. Quindi lo psicologo deve cambiare, la relazione cambia a seconda del tipo di semantica familiare. Ad esempio, non so, nelle famiglie con i disturbi alimentari, lo psicologo può avere il rischio, diciamo così, di essere un antagonista, perché a volte sono competitive, ma sono anche famiglie dove puoi essere alleato loro. Puoi essere alleato loro inizialmente, sei spesso alleato contro qualcun altro, ti chiedono l'alleanza contro qualcun altro, insomma anche lì tu devi trasformare l'alleanza contro in un'alleanza per. Comunque, ad esempio, nelle famiglie con disturbi alimentari hai un rapporto che può essere buonissimo, ma è sempre breve. È sempre breve perché a loro dà un po' fastidio il dover, per dei problemi della vita ordinaria, includere un terapeuta. Quando stanno bene ti lasciano. Queste famiglie però hanno questa è un'incredibile risorsa, perché io ho visto famiglie fare dei cambiamenti straordinari anche per liberarsi della presenza del terapeuta, che vedono spesso come una guida, una figura un po' competitiva rispetto a loro, perché la loro semantica è questa. Dall'altra parte hai invece
so, le persone con i disturbi ossessivi, ad esempio, dove è abbastanza difficile chiudere, ad esempio, il rapporto. E il terapeuta passa tra essere un po' pericoloso, in genere c'è una grande, come anche con i disturbi fobici, c'è una bellissima relazione in genere. Nei disturbi fobici il terapeuta però viene visto anche pericoloso, come una persona un po' pericolosa, perché loro temono che ti emancipi un po' troppo e quindi tu non devi mai lavorare affinché il paziente vada oltre le sue possibilità, ma soprattutto devi abituarlo a valorizzare quella che è la sua grandissima risorsa, che è l'avere relazioni importanti, relazioni che è dentro a quelle relazioni che può svilupparsi, ma relazioni che sono assi portanti della sua vita. E comunque lo devi portare, devi creare quella che Bowlby, sono molto bowliani, è la base sicura dove lui esplora, devi lasciare che il paziente, devi lasciargli la porta aperta, che il paziente possa andarsene e tornare con lui, eccetera, eccetera. Cioè, l'idea mia è che la relazione terapeutica, quello che ti è permesso con una semantica familiare, non ti è permesso con un'altra. Quindi devi sviluppare, e questo, vabbè, non possiamo, però io ho sviluppato, sto sviluppando strategie terapeutiche molto diverse a seconda della semantica. Una volta dicevo a seconda della psicopatologia, oggi dico della semantica, perché la variabile cruciale sono proprio i significati. Valeria, io mi ricordo queste tue lezioni bellissime dove parlavi del Approach of Milan, ci raccontavi gli aneddoti di Mara Selvini, Boscolo Cecchin, bisognerebbe dedicarci secondo me proprio un video apposta su questo argomento perché è materiale preziosissimo. Volevo chiederti questo però, dove affondano le radici teoriche del tuo approccio? Dunque, ho vissuto effettivamente quello che dici tu, è verissimo, ho avuto la fortuna di vivere anni straordinari, nel senso che sono stati gli anni del Milan Approach, dell'inizio del Milan Approach. Io ho fatto la prima scuola che facevano Boscolo e Cecchin, e il mio mentore è stata sicuramente Mara Selvini Palazzoli. Ero giovanissima quando l'ho incontrata, avevo 22 anni, però fino ad allora io non sapevo cosa avrei fatto nella vita, non mi era assolutamente chiaro. Ho incontrato Mara Selvini Palazzoli, ho capito che questa sarebbe stata la mia strada. Quindi io riconosco che sono stata tutta la vita in questa cornice che è la cornice di Mara Selvini Palazzoli, ma anche la cornice soprattutto di Bateson, anche come cornice, se vuoi, teorica generale, anche se il mio modo di fare terapia e di vedere anche i casi risente molto di Mara Selvini Palazzoli. I libri che Mara Selvini Palazzoli ha scritto sono molto belli, ma lei come terapeuta era anche più brava, devo dire, e quindi da questo punto di vista. Oltre poi con Selvini Palazzoli a un certo punto ho preso la mia strada ed era la strada del significato. Ho cominciato a pensare che la scatola nera dovesse aprirsi. Questa è stata la svolta e ho incontrato, ho fatto un altro incontro straordinario che era, in quegli anni erano anni fortunati per la psicoterapia familiare italiana, ed è stato l'incontro con Guidano. Quando ci hanno fatto incontrare con un po' di supponenza, allora i cognitivisti erano meno in voga di quanto lo siano oggi, ero andata a questo incontro a due voci al CNR di Roma senza aver letto i suoi libri, me li avevano mandati ma non li avevo letti, non avevo avuto tempo, non mi sembrava poi così interessante. Quando l'ho sentito parlare ho capito e immediatamente la notte stessa ho cominciato a studiarmi molte cose
perché ho capito che avevo un interlocutore e senz'altro un'altra grande influenza diversa, perché non è stato mio mentore, io ho continuato a pensare che sarei stata dentro la prospettiva sistemica, però mi ha dato idee importantissime che ho utilizzato e che anzi era quello che cercavo. Una delle domande che spesso ci fanno i colleghi, no, anche per orientarsi meglio tra gli approcci, è quali tecniche vengono usate all'interno di questo tuo approccio? Cioè, sicuramente la forma mentis, se ci sono degli strumenti, se vengono utilizzati dei protocolli? Certo. Allora, abbiamo tutta la strumentazione sistemica viene utilizzata all'interno del mio approccio. In più, noi lavoriamo moltissimo sull'ipotesi e sul reframing, collegandola soprattutto inizialmente alla semantica della famiglia. Poi ci sono tutte le esperienze falsificanti. Tutta una seconda fase del lavoro terapeutico utilizza anche esperienze. Aiuta il paziente a verificare attraverso le esperienze la sua nuova visione della realtà che costruisce insieme al terapeuta, in modo che sia l'esperienza, ma l'esperienza fuori dal contesto terapeutico. Il contesto terapeutico poi rielabora queste esperienze. Poi abbiamo dei protocolli, ma io non voglio chiamarli protocolli, perché l'idea del protocollo è un'idea standardizzata. Sto cominciando ad orientarmi comunque con delle idee guida, dei protocolli guida, chiamiamoli, questo forse sì, a seconda del tipo di psicopatologia. Senti, un'altra delle domande che spesso ci viene rivolta è quali sono gli impieghi e gli ambiti lavorativi se uno psicologo decide di seguire una formazione di questo genere. Io posso dire dalla mia esperienza, visto che sono un tuo ex allievo, la porto molto volentieri, che sono veramente molto ampi, perché la forma mentis che tu ci aiuti ad acquisire poi può essere spesa dalla clinica individuale, perché spesso c'è questa idea che la sistemica funzioni con le coppie o con le famiglie, è una falsa idea chiaramente, nella clinica quindi individuale, su uno spettro di disturbi anche molto ampio, ma anche nelle organizzazioni si può utilizzare, piuttosto che anche nell'area del benessere. Io vedo, devo dire questo, io vedo che anche rispetto a quelli che sono, non so qual è poi la tua idea, che hai un osservatorio più grande perché ti relazioni con più studenti, ex studenti EIST, però tutti gli allievi che erano in corso con me, devo dire, sono riusciti a trovare lavoro anche una volta finita la scuola in tempi abbastanza brevi e in campi veramente molto diversi gli uni dall'altro. Non so, ti ritorno questa cosa, Valeria? Hai dato tu la risposta. Hai dato tu, perché il nostro, io francamente quando lo chiedono, a volte hai anche l'impressione di essere, non so, un po' tuttologa, quasi ti vergogni, ma il nostro approccio è molto flessibile, è decisamente molto flessibile, anche perché noi non lavoriamo solo con le terapie familiari. Questo oggi non lavoreresti più in questo modo, al di là della flessibilità, della capacità di ipotizzazione, eccetera, perché alla famiglia non è più disponibile, solo i casi gravi sono disponibili a coinvolgersi tutti per tutto il corso della terapia. Se qualche collega, futuro collega, o perché no, anche non addetto al lavoro, avesse voglia di approfondire un po' il discorso della EIST, della sistemica, mi chiedevo quali tipi di indicazioni potevamo dare. Sicuramente a me viene da dire di andarsi a vedere i video che ho fatto a Ferdinando Salamino, un video molto interessante sulla psicopatologia e il cambiamento in sistemica. Pensa, Valeria, è un video che è stato fuori 5 mesi e l'hanno già visto oltre 1000 persone con tantissimi apprezzamenti, quindi veramente di valore, consiglio di vederlo. Un altro intervento molto bello che sono riuscito a catturare è quello di Marco Schneider, che racconta come aiutare chi non vuole essere aiutato, cioè tutto il lavoro sul contesto, sul sistema e su chi c'è, sulle risorse che sono a disposizione, che ben fa vedere secondo me
quella che è proprio una delle basi della sistemica, e anche questa video intervista ha avuto veramente dei numeri da capogiro, anche perché l'argomento evidentemente interessa molto. E poi vabbè, c'è l'intervista anche che ho fatto a Mara Giani, e lei parla più in un contesto pratico. Cosa fare e cosa non fare quando una coppia si separa e ha dei figli da gestire. Quindi questo direi come infarinatura video, che la dico io. Ti viene in mente qualche libro o qualche must che suggeriresti? Beh, a parte Storie permesse e Storie proibite, che lo do per scontato, perché nell'intervista con Salamino scherzavamo che è la nostra Bibbia, e quando tu hai fatto l'aggiornamento Salamino diceva il Nuovo Testamento quando hai aggiunto il capitolo sulla depressione, sulle prospettive. Salamino poi sappiamo è molto simpatico, quindi ci piace scherzare. Bellissima, stupendo. Dunque, ma che libri consiglierei in questo momento? Guardatevi quello di Froma Walsh sulla resilienza. Dunque, il concetto di resilienza a me non piace, perché ti dà sostanzialmente l'idea, ti dà l'idea che tu riesci a farcela perché hai qualcosa degli antidoti, degli agenti immunitari che ti permettono di sopravvivere ad esperienze negative. Ma in questo libro sulla resilienza, in modo molto intelligente, Froma Walsh ha cambiato il proprio punto di vista. Già nell'introduzione lei dice una cosa molto bella: quando io ho cominciato ad occuparmi di resilienza, eccetera, pensavo di essere quella che sono, una donna sicuramente riuscita, nonostante la mia famiglia. Man mano che ho studiato e che sono andata avanti, ho capito che sono quella che sono proprio per la mia famiglia. E questo libro ti fa vedere quello che noi in terapia facciamo, perché noi gran parte del lavoro non è soltanto a raccontare nuove storie che ti aprono e ti cambiano la posizione, ma è anche partire addirittura da quegli aspetti più danneggiati, partire anche dalle cosiddette esperienze traumatiche, per vedere come proprio quel trauma, anche persino l'esperienza traumatica, ti abbia dato delle cose positive. Perché è in gran parte dal danno che nasce la risorsa. Valeria, l'ultima domanda che ti voglio fare, con la quale solitamente concludo queste interviste, chiacchierate, è un suggerimento da dare al giovane psicologo che voglia meglio orientarsi nel panorama delle psicoterapie. Io mi ricordo un aneddoto che è quando ho fatto con te il colloquio di selezione per l'ingresso alla scuola EIST, e tu all'epoca mi hai dato un suggerimento in parte paradossale, che era quello: guardati in giro, guardati ancora un po' in giro. E l'ho apprezzato molto, devo dire, perché io già mi stavo guardando in giro chiaramente, però mi hai rinforzato nell'idea che uno doveva essere sicuro, doveva... Viva la curiosità, prima di tutto. Mi è passato questa idea che tra l'altro nella tua scuola è sempre molto calteggiata, fai parlare diversi approcci, vengono dagli psicanalisti e ai cognitivi da Roma poi. Quindi volevo chiederti, anche in base un po' a quella che è stata la tua esperienza, un po' ci hai raccontato di come hai fatto a trovare la tua strada, però cosa faresti se fossi tu oggi un giovane psicologo alle scelte, alle prese con questa decisione? Dunque, quello che ho detto a te, cioè mi guarderei in giro, e soprattutto io consiglio be stupid, cioè non pensare al mercato, come c'è una pubblicità, no, che è be stupid. Non pensare al mercato, non pensare a quello che ti conviene per trovare il posto, eccetera. Segui la passione. Questo secondo me è la strada vincente. Io ho fatto così, ho seguito la passione, ed è quello più pagante. Ma perché? Perché il lavoro oggi sempre di più ti chiede tanto. Se vuoi fare bene il nostro lavoro, devi lavorare. E tu, se sei appassionata, se trovi una risposta a quello che tu cerchi, trovi un approccio che ti risponda a quello che tu vuoi,
tu lavori ma ti diverti. Io in tutta la vita, devo dire, ogni volta, qualche volta facendo lezione, sei stanca, ne fai troppe, a volte sei un po' stanca, ma facendo terapia mai. Valeria, io mi ricordo una frase che tu una volta mi avevi detto mentre parlavamo, tu mi dicevi: la vita è di chi la fa, chi non la fa la subisce. Io credo che avere passione, decidere di percorrere la strada della passione dia veramente una grandissima spinta per costruire la vita e per non subirla. E questo io credo che sia veramente uno degli insegnamenti che la scuola, tra le varie cose, tecnicismi, ipotesi 1, ipotesi 2, genogramma e tutto quanto mi ha insegnato, mi ha lasciato proprio questa cosa. Quindi Valeria, grazie per... mi hai dedicato tantissimo tempo, veramente. Quindi ti ringrazio molto per questa cosa. Grazie a te, è stato un piacere fare una chiacchierata insieme. A presto. Grazie, ciao.